La comunità musulmana ha festeggiato questa mattina la fine del Ramadan. Più di 700 fedeli si sono incontrati alle Bassette nella quasi ultimata moschea di Via Rossa. Al termine della celebrazione, insieme a Mustafa Tumi, abbiamo visitato l'interno del luogo di preghiera. Bismillahirrahmanirrahim, in nome di Dio clemente e misericordioso. Oggi è il primo mese di Shawwal, cioè il decimo mese lunare islamico, e quindi è la ripresa della vita cunicolare, diciamo normale, della dieta normale. E all'inizio di questa giornata si è proceduto alla festa nella grande moschea nuova di Ravenna, prima in assoluto in Emilia-Romagna. Quindi se lei vede qui è la sala per lo spazio preghiera per gli uomini. Come questa moschea, l'orientamento è verso la Qibla, quindi l'orientamento è verso la Kaaba, la casa cubica nera è Mecca, e qui la nicchia, in arabo il mihrab, qui dove proprio l'imam guida la preghiera. A destra abbiamo il pulpito, gli scali per andare sul pulpito, che si chiama in arabo il minbar, e lì l'imam, dopo la preghiera di oggi, è salito su per fare un sermone. Quindi vedi qui la cupola e abbiamo messo quindi lì la sura, bellissima. In alto è lo spazio che si vede, è lo spazio per le donne, c'è lo spazio per l'angolo cottura per le donne che hanno i loro figli, allattamento per te, e hanno sala loro di riposo e di studio, e quindi sala conferenza diciamo per le donne. La stessa cosa uguale sotto e per gli uomini, c'è la direzione e c'è anche la biblioteca, nonché spazio ridotto per la preghiera in caso siamo in inverno e il numero dei fedeli non è tanto grande per risparmiare energia e consumo. Quindi c'è anche la chiamata lo spazio di preghiera ridotto o hijazia nel linguaggio medio orientale. Questa è un po' la moschea di Ravenna. E oggi abbiamo proceduto anche il coinvolgimento nelle proposte di eventuali nomi, e sia uomini che donne che hanno partecipato alla preghiera hanno avanzato ognuno un nome che gradirebbe, poi la commissione vedrà, valuterà e cercheremo di accontentare tutti, inshallah, che sia un nome che a tutti piace, che sia anche una cosa molto facile da capire anche ai ravennati. No. Questa è un po' la giornata di oggi. Adesso tutti vanno a casa, alcuni tornano a lavorare perché sono soltanto in permesso, invece altre famiglie vanno a mangiare e finire a mangiare, anche se abbiamo qui distribuito bibiti e dolci, ma di solito vanno a pranzare, un bel pranzo dopo il digiuno. Questa moschea è la prima in assoluto in Emilia-Romagna, la prima in assoluto, e poi ha avuto un percorso che è partito con l'arrivo dei bosniaci nel 92, con la collaborazione con l'allora quindi sindaco, poi Pier Dottori Compianto, poi dopo Mercatali, poi dopo il sindaco adesso Fabrizio Matteucci, con delle iniziative che abbiamo fatto insieme con l'onorevole Bonetti quando era presidente della provincia, quindi sempre alla pace, le giornate di incontro cristiano-musulmani, di fine Ramadan. C'è stato un bellissimo percorso. Quindi di convivialità, di cittadinanza attiva tra comunità islamica, istituzioni, società civili e ravennati, che ha portato quindi a una maggior reciproca conoscenza, reciproca fiducia, e ha portato questo risultato. Tante altre comunità stanno seguendo le nostre orme, bisogna rafforzare, quindi noi ci sentiamo molto felici. Si è visto ieri il notiziario su Rai News, a Terni non hanno una moschea. È stata un po' di polemica perché volevano stanziare dei soldi. Noi, grazie a Dio, i soldi ce li siamo andati a cercare nelle moschee, con anche alcuni aiuti di benefattori di certi paesi, che anche alcuni imprenditori sono venuti qui, che hanno mandato anche loro, perché costruire una moschea per un musulmano vuol dire costruirsi una casa nel paradiso. E qui invito gli insegnanti di religione delle scuole di Ravenna, se vogliono, mi contattano per fare delle visite alla moschea guidati per bambini italiani, bambini anche nostri della comunità, perché tanti bambini nostri sono nati qui e saranno anche loro futuri cittadini ravennati con grande piacere. Cosa rispetto alle polemiche che c'erano state a Natale, sì, a io Natale. dico, noi siamo, me, noi, io parlo per me stesso, sono stato educato per l'amore al prossimo. Io non posso che amare
i miei fratelli, le mie sorelle, e spero che questo amore per Dio che si unisce si farà quindi pensare di più a un approccio più ammirevole per la moschea, e penso che sarà così, inshallah, al più presto possibile. Che Dio ci aiuti a raggiungere questo. Ci sono tante polemiche nel mondo islamico, in Egitto, in Tunisia, no? Divisioni in Italia, capito, politiche, ma l'essenza è l'amore in Dio e l'amore per il prossimo. Nur e Samira, ora ci troviamo all'interno della moschea, nell'area dedicata alle donne. Oggi c'è stata una grande festa. E dopo l'ultimo giorno del digiuno facciamo la festa. Così mangiamo, prendiamo i dolci, compriamo anche delle robe, di vestiti nuovi per i bambini, palloncini, regali, tutto quanto. Sicuramente particolare quest'anno è il fatto che questa festa si è svolta qui nella nuova moschea. Infatti, è proprio una grandissima festa per noi, proprio per tutti i musulmani a Ravenna, che alhamdulillah abbiamo una grandissima moschea, i bimbi hanno un grande spazio anche per giocare, anche per noi donne qua, alhamdulillah tutto bene. È andata proprio una bella festa. Questa moschea quanto è importante per la comunità musulmana di Ravenna e non solo? Ma... è importante, importante, perché avete voi le chiese che fate anche la preghiera tutte le domeniche, e noi abbiamo questa enorme moschea per illuminare i romani, non solo per i ravennati, solo tutti, vengono da Logo, da Cesena, da Faenza, allora i fratelli e sorelle vengono, siamo contentissimi, quest'anno veramente ce l'abbiamo fatta. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.